Scordino portiere gol e ad ore il Palazzolo evita la sconfitta sul filo di lana. Finisce 1-1 la sfida dello Scrofani Salustro tra la squadra gialloverde ed il Forte Savoia, che ha difeso con ordine e razionalità il gol del vantaggio fin quasi all'ultimo secondo di gioco. Partita equilibrata tra due squadre che si sono equivalse e temute, poche comunque le emozioni nell'arco dei 90 minuti di un match tirato e poco spettacolare. Prima occasione all'11esimo con un colpo di testa di Perricone sugli sviluppi di un angolo di Sarli, fuori di poco. Tre minuti dopo, occasionissima per il Palazzolo. Grande apertura di Sarli per Cunzolo sulla destra e il terzino gialloverde cross al centro per Costanzo, che tutto solo non riesce a trovare la porta. Al 43esimo azione prolungata dei padroni di casa in area ospite con Miraglia e Calabrese, che provano il tiro che viene murato dalla difesa avversaria. Al 45esimo il Savoia passa in vantaggio, errore di Cunzolo che permette a Padulano di crossare al centro, dove ha postato Visentin che sorprende Perricone e batte Scordino per il vantaggio campano. Il secondo tempo inizia con il Palazzolo in avanti alla ricerca del pari e già al primo minuto è Sarli a provare la conclusione, ma il suo tiro viene parato da Vitiello. All'ultimo secondo arriva il pari dei padroni di casa. I gialloverdi infatti ottengono l'ultimo calcio d'angolo della gara e tutti gli uomini salgono in area di rigore, compreso il portiere Scordino. La sfera arriva a Calabrese, che calcia. Scordino ci mette la testa e regala un insperato pareggio alla sua squadra.